Ciao a tutti e ben ritrovati. Quest'oggi, più che un video di presentazione dei prodotti, vuole essere un video di ringraziamento e di invito. Ringraziamento perché è doveroso ringraziare il mio amico Paolo, che ormai reputo un mio consulente occulto, grazie al quale riesco oggi ad avere dei prodotti di ottima qualità e molto ben accetti sul mercato, anche se fino a poco tempo fa poco conosciuti, persino a me. Non a caso oggi ho al mio arco frecce come l'MVD con i suoi fucili, roller, inverter, open, insomma tutta la gamma completa. Prodotti del calibro della Carbontech con i suoi fusti in carbonio e le sue pale in carbontita. E non ultimo gli elastici di cui voglio parlarvi, gli elastici della Cressy Spagna, i famosi elastici Pure. Ma andiamo con ordine. È tendenza di questi ultimi tempi personalizzare i propri fucili. Io per primo tendo a prendere un'arma e scomporla e poi crearmela e mettermela, diciamo, armarla come preferisco. E diciamo che le aziende ormai seguono questo trend e ci permettono, oltre che avere i fucili già pronti all'uso, danno anche la possibilità di avere un fucile nudo da poter armare e diciamo personalizzare come si vuole. Precursore dei tempi, come sempre, è stata la C4 con i suoi Mr. Carbon e Mr. Dark, che dava praticamente nudi, vuoti, da assemblare come meglio si credeva. Oggi come oggi diverse aziende fanno questo ragionamento, trovando riscontro nel favore dei clienti, i quali poi possono sbizzarrirsi. Questo ha fatto sì che ovviamente ci fosse anche una vasta scelta di accessori da montare sui fucili. E oggi, nella fattispecie, come vi ho accennato, voglio parlarvi degli elastici. Potete vedere che li tratto un po' tutti, andiamo dal Roballen alla Seagull, C4, Cetma, Salvimar, Pathos. Ce n'è per tutti i gusti, da quelli esplosivi a quelli reattivi, piuttosto che quelli progressivi con un buco grande, progressivi con un buco piccolo, insomma, ce n'è per tutte le scelte. Lungi da me voler dire qual è meglio uno rispetto a un altro, perché è un campo abbastanza minato, ognuno di noi ha le proprie convinzioni. Viviamo anche di periodi alla moda, oggi va più quello piuttosto che quell'altro. Purtroppo siamo condizionati dai social, ma io non voglio fare altrimenti. Posso dire di averli provati, posso dire di trovarmi bene, abbastanza bene con molte di queste marche. C'è qualche mio collega youtuber che ha avuto la fortuna, la capacità di fare degli studi sull'allungamento delle varie marche, delle varie sezioni e addirittura sul deperimento nel tempo dello stesso elastico. Bontà sua che ci è riuscito, ha fatto un ottimo lavoro, non sono io certamente a dirlo, ma non voglio entrare nel merito perché poi ognuno di noi decide come armare il proprio fucile, come esasperarlo piuttosto che renderlo comodo, che tipo di pesca fare e in funzione del tipo di pesca mettere un tipo di asta e un tipo di elastico e tirare quell'elastico a seconda della propria capacità, della propria necessità. Per cui possono essere tutti validi o tutti ignobili, ma quello dipende soltanto da noi. Si aprirebbe una discussione infinita. Quindi lungi da me questo discorso. Ma a questo punto vorrei spendere due parole su un elastico che non è nuovo perché la Cressy è un'azienda storica, eppure la Cressy Spagna si diversifica nei prodotti e questi elastici che si faceva fatica a trovare sul mercato italiano finalmente sono reperibili. Almeno io ci sono riuscito e ne vado fiero, sempre grazie all'amico Paolo. La caratteristica qual è? Questi elastici sono polivalenti, cioè si riesce ad averne un utilizzo con diverse configurazioni ed è disponibile anche in diversi diametri. Si possono utilizzare sui fucili a testata aperta, ovviamente, ma possono essere utilizzati anche sugli inverter, sui roller, ognuno con una caratteristica, se vogliamo. E su questo vorrei andare un po' più nello specifico. Innanzitutto, diversi diametri: 14, 15, il 16, il 17. Non vedete il 19 perché non era disponibile. Ogni colore, ogni diametro, chiedo scusa, è caratterizzato da un colore. E li vedete qui. Il brown è 14, lo scarlet è 15, il purple, viola,
è 16, il khaki o verde se preferite è 17. L'elastico è caratterizzato da una doppia densità di caucciù, caucciù malese 100%, quello interno nero di una densità di 45 shore, quello esterno in ambra una densità di 38 shore. La pigmentazione esterna un po' più resistente rispetto ad altre aziende, mantiene un po' di più a quelli che sono gli agenti atmosferici, si sbianca molto meno nell'allungamento rispetto anche agli elastici della concorrenza. Ma veniamo alle caratteristiche. Ne parlo per ogni singolo diametro perché anche in rete potreste trovare i video nei quali vengono utilizzati in diverso modo, però diciamo che hanno delle prerogative. Il 14 Brown è quello più utilizzato come doppio elastico per armi convenzionali, chiamiamole così, le nostre armi standard, fucili in alluminio o anche in carbonio, testata aperta, doppio elastico con aste da 6,25, perché si è soliti usare il 14 per l'asta da 6,25. Nella fattispecie, in questo caso non andrebbe tirato troppo, mentre volendo usare anche aste da 6,5, questo elastico da 14 tirato oltre il 320-330% rende benissimo. E quindi può rispondere a molte esigenze di noi pescatori. Poi abbiamo il 15, sul quale vanno spese due parole particolari perché è stato voluto dagli spagnoli come diametro. Pensate che gli spagnoli lo usano, oltre che nei roller, quelli semplici, anche come doppio elastico per spingere aste da 7 e da 7,5 fino anche da 8, tirandolo fino al 370%. Ci sono dei video in rete di pescatori spagnoli, pescatori greci, se riuscite a trovarli, se no chiedetemi pure, vi mando il link e ve li faccio vedere, non li ho fatti io, quindi c'è tutto scritto nei commenti, ma si vede poi tranquillamente in video. La resa è fantastica, quindi riescono elastici da 15 a spingere aste anche da 8. Il polivalente per eccellenza è invece il Purple, quello da 16. Questo viene usato negli open, nei roller, negli inverter, nei roller inverter, negli invert roller. Può essere utilizzato comunque, può essere utilizzato senza stress. Mio amico Paolo lo usa con asta da 6,25, monogomma tirato al 290%. Il 30 di dicembre ci ho preso una spigola di 2,8 kg perché mi ha fatto provare il fucile. Era un Predator 90 testata aperta con un singolo elastico. Forse trovate qualche foto sulla mia pagina Facebook. Ma doppio elastico caricato a 320-330 con asta da 6,5 o anche da 6,75 su un open, oppure tripla coppia per gli inverter, come ultimamente ho armato un Predator 82. Quindi sia motore che propulsore. Fino ad arrivare anche a un roller o un invert roller tipo Matador, dove dà il meglio di sé e quindi diciamo che dà degli ottimi risultati. Il khaki, molto utilizzato dagli spagnoli, dai turchi, dai greci, come monogomma con aste anche pesanti, bello tirato. Nel nostro caso, io lo consiglio come motore sotto gli inverter, quindi come primo elastico pretensionato, perché la potenza che sprigiona è elevata. L'ho detto per tutti i diametri, è vero, però vi garantisco che è vero. La caratteristica, o meglio, la differenziazione che si può notare è che mentre prendo un elastico progressivo e faccio la famosa prova empirica di stenderlo, per capire quanto posso stenderlo e soprattutto quanto torna indietro. Nel caso di questi elastici lo faccio comunque, ma quando mollo la presa torna indietro subito. Quindi ho
un'ottima progressione di carica anche sotto sollecitazioni eccessive, cioè se l'elastico è molto molto steso, ok? Quindi devo tirarlo parecchio e fare parecchia forza, ma riesco a caricarlo agevolmente. Ma nella resa la risposta è immediata, non solo immediata, attenzione, non esplosiva, immediata, quindi velocità di uscita immediata, ma anche continuità di lavoro, cioè l'asta viaggia in maniera omogenea. Diversamente rispetto ad altri elastici, dove la partenza è scattante e poi si ha il crollo della prestazione, quindi l'asta nel lungo tragitto perde di potenza e di velocità. Qui invece rimane costante, quindi posso esasperare l'elastico secondo le mie necessità e di forza di carico e di volontà di distanza e avere una resa che è sempre costante nel tiro, perché è molto molto elastico. Questo grazie alla doppia densità dell'elastico, al foro piccolo, che permette quindi di lavorare eccellentemente. Accanto a questa gamma, Cressy Spagna ha creato anche una linea tutta in ambra, quindi puro caucciù 100% senza colorazione e senza nulla, 15,5, 16,5, 17,5. Vanno, diciamo, un po' a non a sostituire, ma ad alternarsi a questi elastici, pur non avendo le stesse identiche caratteristiche. Sì, sono molto elastici, sono molto progressivi, ma la resa è diversa. Diciamo che più rispetto a questi possono essere esasperati un pochettino meno, ma potrebbero andare bene per la maggior parte dei pescatori che non vogliono stressarsi o che non hanno necessità e velleità di carichi estremi dal punto di vista dell'armamento del fucile. Quindi l'invito di questo video è a provare per le vostre armi, per i vostri fucili, per i vostri tipi di propulsione, qualunque tipo di elastico, ma se avete voglia di provare qualcosa di nuovo, diverso e polivalente, provate i Cressy Pure. Anche a livello economico probabilmente troverete dei vantaggi, perché rispetto ad altri marchi più blasonati costano molto meno. Sul mio sito trovate tutti i prezzi, quindi potete fare un raffronto di tutti gli elastici, perché li troverete tutti quanti, sia al centimetro che al metro che in confezione, e quindi fare un raffronto. Sono disponibile per qualsiasi altro tipo di consiglio. O anche se volete armare un fucile, se volete provare, se volete chiacchierare, fare dei confronti, dei raffronti rispetto ad altri marchi, ad altri carichi, ad altri diametri. Ripeto, è un campo minato, ognuno la pensa a modo proprio, ognuno ha un modo di interpretare l'arma e la propulsione in maniera diversa, ma è anche giusto provare e capire se ci può essere qualcosa che magari risponde ancora di più alle caratteristiche di ognuno di noi. Grazie per l'attenzione, vi rimando sempre al mio sito www.scubazar.com. E vi aspetto al prossimo video. Ciao!